sono Stefano Gava, direttore tecnico di Villa Sandi S.p.A. Ricopro questo ruolo dal 2010 e seguo tutta la parte tecnica dell'azienda di Villa Sandi. Villa Sandi è un esempio di scuola palladiana, la nostra sede per l'appunto è una scuola, è una villa palladiana fatta per l'appunto da un allievo di Andrea Palladio. È la sede di questa azienda che sviluppa più di 35 milioni di bottiglie all'anno che sono commercializzate in più di 90 paesi in giro per il mondo, nei 5 continenti. La vigna è come un atleta, per fare una buona prestazione ci deve essere anche una buona nutrizione e la stessa cosa vale anche nel vigneto. Un vigneto non può essere abbandonato a se stesso, deve essere seguito passo passo, soprattutto adesso che abbiamo le vigne che sono quasi dei, proprio come dicevo prima, degli atleti, quindi devono essere seguite in ogni fase dal germogliamento fino alla maturazione e alla raccolta dell'uva e anche il post raccolta, quindi deve essere seguito tutta la fase vegetativa e anche di riposo stesso della vigna, nutrendola in maniera adeguata. La Contima, che è un rapporto che nasce svariati anni fa, Tima che insomma la conoscevo da parecchio tempo, sembra un'azienda, un player importante nella concimazione e nella nutrizione soprattutto del vigneto, è l'evoluzione, diciamo, è un'azienda che ben si addice anche alle nostre caratteristiche, perché è un'azienda in continua evoluzione, innova nel tempo e quindi si rinnova anche nel tempo, avendo però nella qualità dei prodotti il focus principale, quello che succede anche nel nostro caso, questa mission, questa unione di intenti è un qualcosa di fondamentale che premia la collaborazione sia di Tima con Villa Sandi e viceversa. Buonasera, sono Riccardo Castaldi, responsabile di direzione della cantina sociale Le Romagnole, facente parte del gruppo Cevico, che lavora l'uva proveniente dai 3.300 ettari dei propri associati. La Tima che qui ha dato l'opportunità di fare delle prove appunto sull'aspetto nutrizione, che rimane uno degli aspetti ancora più inesplorati e probabilmente uno dei quali all'interno del panorama vitivinicolo c'è ancora molto da scoprire. Molto spesso la nutrizione è legata a consuetudini tramandate di anno in anno, di decennio in decennio, che non sempre incontrano quelle che sono poi le esigenze della moderna viticoltura, finalizzata ad avere un riscontro qualitativo ed enologico ottimale. Nell'annata 2019 la nutrizione delle viti è particolarmente importante perché a causa dell'andamento climatico il risveglio, la ripresa vegetativa non sono state particolarmente eccezionali. In modo particolare si sono verificati dei germogliamenti stentati e ingiallimenti fogliari ai quali si è sopperito appunto tramite una nutrizione mirata ed oculata. La nutrizione è uno degli aspetti della viticoltura sui quali si incentra l'attività di tutti gli agronomi viticoli che in Romagna sono orientati a far sì che la qualità migliori di anno in anno. Quindi lo sforzo dei viticoltori, degli agronomi romagnoli è quello di avere un vino sempre migliore e sempre più approcciabile dal mercato. Per questo motivo stiamo di anno in anno allargando appunto il nostro pacchetto clienti e il nostro mercato a livello mondiale. Del mio lavoro mi appassiona un grande amore per la viticoltura, ma in particolare per la viticoltura romagnola, che ritengo non sia seconda a nessun altro tipo di viticoltura a livello mondiale. Abbiamo una grande variabilità di suoli, una grande variabilità di pedoclimi in generale, che ci consentono, assieme al numero elevato di vitigni che abbiamo, di avere produzioni per tutti i tipi di mercato. Buongiorno a tutti, io sono Alberto, sono il responsabile agronomico delle cantine Fontana Fredda da oltre 20 anni. Mi occupo di tutto quello che è la produzione agricola di questa realtà produttiva. Fontana Fredda è un'azienda storica del panorama vitivinicolo italiano, è collocata all'interno, nel cuore delle Langhe Alvese, quindi uno dei territori più vocati al mondo per la produzione di vini, in particolare dei vini rossi. Lavorare in Fontana Fredda è sempre stato un orgoglio per me e credo anche per tutti i miei collaboratori, in quanto è un'azienda
importante, molto importante in questo territorio, ma io direi importante a livello nazionale. La caratteristica di questa azienda è sempre stata quella di avere un ottimo rapporto tra la storia e l'innovazione e poi soprattutto un grande rispetto del materiale umano e quindi delle persone. La nutrizione della vite è sempre stata un aspetto fondamentale per Fontana Fredda e per il mio lavoro. Noi sappiamo, in quanto dobbiamo produrre vini di grandissima qualità, che la grande qualità la si fa in vigneto e soltanto in vigneti ben nutriti si può ottenere questo risultato. Timac per noi è stato sempre un partner importante in quanto è un'azienda storica, un'azienda concreta, la quale ci ha sempre dato un supporto tecnico importante e ci ha permesso di fare dei passi in avanti anche in questi aspetti fondamentali per la qualità dei nostri prodotti.